Gentili telespettatori, buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2. Questa sera parleremo di politica, particolarmente di politica a Petrosino, dopo i fatti giudiziari che sono accaduti il mese scorso, tutta una serie di accadimenti che hanno portato poi alle dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale di Caradonna. C'è stata l'elezione di un nuovo Presidente, c'è stata la surroga del consigliere comunale che era stato coinvolto nell'operazione di polizia e poi, insomma, al centro della discussione sempre la questione finanziaria che è molto pesante per l'ente comune di Petrosino. Di tutto questo parleremo con un gradito ospite, si tratta di Marcella Pellegrino, consigliere comunale di opposizione, già candidata a sindaco di Petrosino. Grazie per essere intervenuta. Grazie a voi per l'invito. Allora, poco fa facevamo questa considerazione, l'anno scorso in questo periodo si era in piena campagna elettorale, in un anno è accaduto veramente di tutto e di più. Ricordiamo che Marcella Pellegrino non è stata eletta sindaco di Petrosino Per 16 voti. per 16 voti, insomma, ed è davvero un fatto già di per sé insolito. Allora, andiamo alle ultime vicende. Io ho letto le dichiarazioni, una nota scritta da parte di Marcella Pellegrino. Innanzitutto cominciamo con quello che è successo in Consiglio Comunale, prima con la nomina del Presidente e poi con la surroga del consigliere, perché secondo Marcella Pellegrino non si poteva andare a eleggere il nuovo presidente del Consiglio Comunale se prima non si ristabiliva il plenum del Consiglio, così invece non è stato fatto. Sì, non è che Marcella Pellegrino lo dice, ma c'è una legge regionale che lo prevede. La legge è l'articolo 45 del decreto legislativo 267 del 2000, dove chiaramente c'è scritto che il consigliere sospeso deve essere reintegrato al primo consiglio utile entro 10 giorni e che viene reintegrato il primo dei non Non eletti, cosa non è successa. Non è che mancava il consigliere per motivi personali, ma è stato sospeso dal prefetto. E quindi il primo consiglio comunale utile era quello, ma non è stato così. Quindi ritenevo che era illegittimo questo quello che è consiglio. accaduto. Sì. Cosa che è accaduta poi la settimana successiva. Sì, perché il consigliere ha presentato le dimissioni, quindi poi successivamente è arrivata la surroga, e quindi lì ci sta. Per quanto riguarda invece la questione finanziaria, al di là, insomma, del nuovo presidente, del consigliere, c'è stata una discussione, credo, sul rendiconto 2021 Sì. che non è stato approvato. Sì, non è stato approvato da tutta la maggioranza, i miei due consiglieri di opposizione si sono astenuti, io ho abbandonato l'aula perché appunto ritenevo che non era illegittimo per quanto riguarda il consigliere che non era subentrato, ma poi perché non era stato redatto il piano di riequilibrio finanziario che doveva essere fatto entro 90 giorni, e cosa che l'amministrazione non si è neanche proposta di farlo. Tra l'altro una nota scritta anche dal Collegio del Revisore dei Conti dove che chiedevano di produrre questo atto, cosa che abbiamo fatto anche noi come opposizione con una PEC, scrivendo che volevamo sapere qual era lo stato dell'arte per quanto riguarda il piano di riequilibrio finanziario previsto per legge. Cosa che succede? Che se questa amministrazione non ha provveduto a fare questo piano di riequilibrio, per legge si va in dissesto. Dissesto finanziario. Dissesto finanziario, sì. E questo cosa comporta? Comporta che saremo coadiuvati dal commissario ad acta, quindi sarà l'amministrazione, il consiglio comunale. In tutta Italia viene sciolto, ma la regione Sicilia resta Resta al suo posto, però però vengono coadiuvati dal commissario dal ad acta. commissario. Per evitare questo, cosa si potrebbe fare? Doveva per legge essere fatto il piano di riequilibrio, ma non c'era da parte di questa amministrazione di farlo. Dicevo, appunto, è stato anche da parte nostra e di tutto il collegio di redigere questo piano, ma non c'era la volontà politica e la competenza, secondo me, arrivando a questo punto politica, di fare questo piano, perché veniva dilazionato in tanti anni e
e quindi si poteva benissimo ovviare a questa ovviare, situazione. Esatto. Io ricordo il sindaco, uno dei primi atti, ricordo allora fece una conferenza stampa, disse di aver approvato, in realtà fu così, il rendiconto 2020, sì, che non apparteneva ovviamente alla sua, come dire, alla sua amministrazione, però per dare modo al comune di poter andare avanti ed evitare. Sì, era un atto politico, mi ricordo benissimo che ha detto che era un atto politico, amministrativo, che per il bene dei cittadini doveva approvarlo, ma se aveva intenzione di portare un comune dissesto come fatto ora, lo poteva fare benissimo allora scaricando la responsabilità a chi di dovere. Dico, non ho, allora era meno 15, ora siamo a un disavanzo di 19 milioni di euro. Come, che cosa succederà adesso? Ce l'ha detto? È sicuro che arriva il dissesto? Allora, per legge sì, è sicuro che arriva il dissesto perché non si sono adoperati appunto per fare il piano di riequilibrio, cosa che è per legge. Nelle prossime consigli comunali che cosa proporrà Marcella Pellegrino? Ma l'opposizione devo dire che non è stata mai ascoltata, quindi è difficile proporre delle cose a questa amministrazione. Siamo sempre come gruppo, il nostro gruppo Libertà del Petrosino si è sempre, diciamo, fin dall'inizio dato un'apertura a questa amministrazione, mandando diverse PEC dove chiedevamo appunto di fare una commissione di indagine per vedere di chi era la responsabilità di questo dissesto. C'è stato un secco no da parte della maggioranza. Abbiamo chiesto con altre PEC, volevamo una stanza per diciamo, i consiglieri comunali di opposizione per adempiere al proprio ruolo di consigliere comunale e nessuna risposta. Abbiamo inviato la PEC per quanto riguarda che a Natale abbiamo preso come gruppo di opposizione un albero di Natale, è arrivato a Petrosino, il sindaco nella sua stanza mi ha detto che potevo benissimo metterlo a casa mia oppure affittarmi un terreno perché non mi dava né il suolo pubblico e neanche il punto luce. Abbiamo chiesto di fare un consiglio comunale per le vicende che sono successe nel comune di Petrosino, le nostre attività commerciali hanno subito delle minacce intimidate e quindi non è stato che. Abbiamo chiesto anche di sapere come hanno fatto, qual è stato il criterio di sostituzione di alcune lampade, visto che ci sono precedentemente, 2-3 anni prima, richieste di cittadini per la sostituzione, ma nulla è avvenuto. Da tutte queste richieste mai nessuna risposta da parte di questa amministrazione. L'impressione è che tra maggioranza e opposizione ci sia, come dire, anche sul piano personale, insomma, allora, la politica, non dico veleno, ma insomma. No, allora sul piano personale è una cosa, sul piano politico è un'altra. Io ritengo che questa amministrazione sia incompetente e vi spiego perché. Perché se voi andate a vedere sul sito ci sono delibere di giunta fatte e poi revocate, delibere, ma non una, anche sul rendiconto, anche la delibera del carnevale. Dico, il sindaco, come lei benissimo sa, ha messo davanti al comune una bancarella dove ha parlato del dissesto finanziario, che non potevamo comprare neanche una penna, e poi si fanno delibere con spese assolutamente impensabili, visto che siamo in comune che ha sempre detto che è in dissesto. Quindi si deve fare in pace un po' con se stesso. Su dire, questo fatto della pace con se stesso c'è stata anche. Sì. Sì. Allora io ritengo che la politica deve essere fatta per il bene dei cittadini, la politica è un servizio che si dà alla cittadinanza, quindi l'arroganza non la permetto a nessuno, quindi se c'è una, io al posto loro in questa situazione in cui si trovano abbasserei un po' la cresta. Senti, che cosa prevede, che immagine ha del comune di Petrosino nei prossimi anni? Dico che in un mese, secondo me, sono state puntate due spade di Democle, diciamo, una situazione abbastanza non bene per la nostra comunità. Il primo per il discorso di scambio di voti politico-mafioso, che ha portato all'arresto del consigliere e la sospensione, diciamo, delle dimissioni, del presidente in propria autonomia. E l'altra è questa del dissesto, perché sicuramente si andrà in dissesto, non è che viene il commissario ad acta e fa proprio il rendiconto, quindi l'approva, è in automatico, è la legge che lo prevede che si andrà in dissesto, quindi non sarà una bella situazione per il nostro comune. In giro di un mese ci siamo ritrovati in questo, diciamo, disastro,
di immagine alla, e di alla fine io così, parlo così da profano, potrebbe anche profilarsi nuove elezioni addirittura per Pedrosini? C'è un'indagine in corso, tutto sta in mano, diciamo, a chi sta indagando e aspettiamo, diciamo. Di solito quando c'è infiltrazione di mafiosi in un comune, a me risulta che c'è una commissione d'indagine, che il prefetto insomma manda una commissione d'indagine. Io certezza e concretezza non ne ho, non so se, ma io al posto loro, visto che la situazione del comune è che non posso più adempiere al proprio dovere che mi sono proposto ai cittadini di amministrare la comunità di Pedrosino, e non posso farlo perché sarò coadiuvato dal commissario adatta. Il secondo è perché c'è questa infiltrazione politico-mafioso, quindi io al posto loro me ne andrei a casa, perché non ha senso, perché nella politica non c'è soltanto, diciamo, il discorso. Insomma, questo è l'ultimo messaggio, quello. Sì, ma assolutamente, anche perché poi dico, io lo farei al posto loro, anche perché c'è la differenza di 16 voti, dico. E se c'è un'infiltrazione politico-mafioso, dico, uno più uno fa due, è una matematica, non è un'opinione. Va bene, vuole aggiungere qualcosa? Sì, devo dire anche che si aziona sempre la macchina del fango, la macchina del fango che è stata sempre stata in campagna elettorale, ma continua ancora anche in consiglio comunale, dove mi si accusa che io sono stata una delle artefici del dissesto finanziario di questo ente. Io ricordo a tutti che sono stata nella seconda legislatura con l'amministrazione precedente soltanto un anno, gli altri 4 anni sono stata all'opposizione indipendente. L'ultima firma che ho fatto da consigliera comunale era il 4/6/2018, dove c'era un bilancio che era a pari, 0-0, che non è una partita di calcio perché non è competente, è 0-0, che c'era un collegio del revisore dei conti che dava parere favorevole, che c'era il parere della ragioneria, l'ente, diciamo, proposto, e che praticamente io poi il 19/6 sono stata rimossa, quindi non vedo queste accuse dove sono di questa mia. Quindi in 6 mesi non poteva. No, è bene che si parli, però si parli con cognizione di causa, si parli con documenti in mano, quindi per non fare magre figure. Il bilancio era perfettamente in equilibrio. Sì, assolutamente. Quindi il dissesto è arrivato dopo? Il dissesto arriva, ma sono le carte che parlano, io ho tutto in mano e parlo con carte in mano, assolutamente, quindi ognuno si assume la responsabilità di quello che dice. Ritengo anche che, secondo la mia opinione, politicamente purtroppo questa amministrazione non è in grado di svolgere il proprio... E questo lo vedremo. Va bene, grazie. Va bene. Marcella Pellegrino. Grazie a voi. Grazie a tutti voi e buonasera.